una situazione complessa, quella che l'Inter sta vivendo in questi giorni. La vittoria della Coppa Italia rappresenta un grandissimo traguardo da parte del gruppo di Simone Inzaghi. Un gruppo basato sulla voglia, sul lavoro e sull'ambizione di aprire un ciclo che si possa considerare tale. Per farlo, bisogna vincere dei trofei. E l'Inter lo sta facendo. In qualsiasi gruppo, ovviamente, ognuno ha dei ruoli. E uno di questi in casa nerazzurra, è senza dubbio rappresentato da Ivan Perisic, di cui tutti stanno parlando proprio in queste ore e questi giorni. Nello specifico comunque, a fare rumore, è una notizia arrivata poco fa relativa al possibile addio improvviso che il calciatore potrebbe dare all'Inter. Una novità, se vogliamo, clamorosa. E su cui arrivano dettagli molto importanti: Inter, addio di mercato, accordo di Perisic con il Chelsea. Secondo quanto viene riportato da Sport Mediaset, infatti, il calciatore avrebbe raggiunto un accordo praticamente di fatto con il Chelsea. Avete capito bene, a quanto viene riportato in queste ore, infatti, l'addio sarebbe praticamente solo da formalizzare e per renderlo tale, quello che manca sarebbero solo le visite mediche. Un colpo di scena che in pochi si sarebbero aspettati in un momento simile. Sport Mediaset assicura che se Perisic dovesse rimanere all'Inter, quello sarebbe il vero colpo di scena. Come a far capire che il passaggio al Chelsea sia al momento molto più probabile. Una notizia, questa, che se vogliamo lascia abbastanza sconvolto tutto l'ambiente, anche se non si tratta di qualcosa di ufficiale, almeno per ora. Ma le notizie non sono finite qui. A quanto pare, infatti, sul mercato dell'Inter arrivano novità pesantissime anche rispetto ad altre questioni. L'idea che inizia a circolare è quella per cui Marotta vorrebbe evitare di vendere, a meno che non lo chiedano espressamente, i calciatori più forti della rosa, tipo Lautaro Martinez. E per fare cassa, si potrebbe pensare ad operazioni molto meno impattanti a livello mediatico, ma comunque profittevoli per le casse dell'Inter. Dall'addio di Vidal a quello di Sanchez, per intenderci. Non è detto infatti che Marotta non possa davvero riuscire a immettere denaro fresco all'interno delle casse di Suning con operazioni di questo genere. Avendo poi il margine per spendere soldi utili al rafforzamento di una rosa di per sé già molto forte ma non ancora abbastanza per gli obiettivi fissati da Steven Jung. Inter, gli obiettivi di Jung, a quanto pare, infatti, il presidente nerazzurro avrebbe comunicato alla dirigenza intera il suo sogno di portare l'Inter fra le prime 8 squadre d'Europa. Un obiettivo, questo, al momento complicato ma raggiungibile attraverso delle operazioni di calciomercato che possano essere propedeutiche al salto di qualità di cui l'Inter ha necessariamente bisogno. La prossima sessione di affari sarà molto interessante anche per questo. Marotta, che è un fenomeno totale in questo senso, è al lavoro sin da ora per trovare la quadra. Tanto che pare sia pronto a vendere ben 5 calciatori per arrivare a prendere Dybala. Ma non solo, nei piani c'è anche qualcos'altro di molto interessante. Si parla di un rafforzamento massiccio per quel che riguarda l'attacco, vero, ma anche per quel che riguarda il centrocampo. Proprio in questi giorni si stanno facendo diverse ipotesi di cui anche su Intrattenimento Plus vi abbiamo parlato. Uno dei grandissimi sogni è rappresentato da Milinkovic-Savic, grande obiettivo di tutti all'interno dell'Inter. Lo Tito chiede somme ingenti, almeno 80 milioni di euro, dopo aver confessato di averne rifiutati, in passato, 140.
E poi, un altro nome interessante è quello legato a Luis Alberto, che potenzialmente potrebbe essere più facilmente raggiungibile. Ma che allo stesso tempo richiederebbe comunque una spesa molto importante da parte dell'Inter. A Inzaghi piacerebbe, ovvio. Ma non è l'unico nome presente sulla lista dell'AD Nerazzurro Marotta.